Benvenuti in questo nuovo road to addominali. Godetevi la clip iniziale. 3, 2, 1, via. Like a star in the sky, I'm okay. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Speriamo che l'intro vi sia piaciuta, speriamo veramente che vi sia piaciuta tanto. E niente, come avete capito dal titolo, in questo video vi parlerò del digiuno intermittente. Adesso però vado a fare la spesa, anzi mi devo vedere con Lucia per un caffettino. Poi andiamo a fare la spesa e poi torno a casa e vi spiego tutto. Perché voi sapete che io faccio vlog e vi spiego le cose contemporaneamente. Quindi però per spiegarvi le cose devo essere fermo e a casa. Quindi è fondamentale questo. Adesso ho fatto la spesa, non ho registrato perché appunto mi devo concentrare un attimo, devo cercare un po' di offerte. Andiamo in cucina e vi faccio vedere cosa ho preso. Rapidamente vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, beh, della Sprite Zero ve l'ho già spiegato il perché ho preso la Sprite Zero. Avevo finito il sale. Questo aroma per carni lo voglio provare in offerta, lo proviamo subito. Vabbè, gomme da masticare. Pomodorini in offerta, ottimi, li metto due contati nel riso, vengono spettacolari con lo zafferano. In offerta era anche la Coca Zero e si fa la scorta. Poi, sapete, zafferano, sono drogato di zafferano, quindi zafferano. Zucchine in offerta, comprato. Broccoli che quando li trovo in offerta li prendo. Ah, lo stevia come dolcificante che è qualcosa di spettacolare. C'erano in offerta anche questi funghi qua, voglio provarli, funghi porcini. E sono ottimi, ve l'ho detto, ne metto due contati nel riso e anche danno un buon gusto. Questo qua che era il preparato per il risotto che ho preso la scorsa volta. Avendolo preso la scorsa volta non vi sto a far rivedere di nuovo i macro, ma avete visto che sono spettacolari. Poi la cosa clou, ovvero la carne. Tutti mi dite quanta carne mangio, ne mangio assai, tanta carne, ma giusto per la mia dieta. E soprattutto, dice, ma la carne rossa costa? Sì, costa, ma se si trovano le offerte, uno può farsi una bella scorta. Qui c'era un'offerta dei bei tagli a 8,90€ e 9,90€ al chilo, che è un prezzo veramente irrisorio. Era in un'offerta, ho fatto una bella scorta che adesso metterò, preparerò, porzionerò e le congelerò. Quindi secondo me, come si suol dire, se uno si organizza può fare tutto. Adesso vado a mettere tutto a posto e poi vi parlo del digiuno intermittente. Eccoci qua. Finalmente vi posso parlare di quello che è il digiuno intermittente. Perché ve ne voglio parlare? Perché in tanti mi avete chiesto: ma perché non fai più la colazione? Perché non mangi più i pancake, quello che facevi a colazione? E la risposta è questa: faccio il digiuno intermittente. Perché non ve ne ho parlato prima? Perché io sono una persona che quando date consiglio, dà qualcosa, si informa prima, magari sperimenta su se stesso, non vuole dare consigli a cavolo. Quindi ho voluto testarlo su me stesso, mi sono informato, ho studiato su PubMed, che è il motore di ricerca, ve l'ho detto altre volte, dove io studio per medicina, ma anche se voglio fare una curiosità vado là, non vado su Google per queste cose mediche, scientifiche. E mi sono informato e quindi penso adesso di potervene parlare in modo più approfondito. Prima di tutto definiamo cosa è il digiuno. Il digiuno è una condizione di deprivazione alimentare per un periodo maggiore di 16 ore almeno. Se no, al di sotto delle 16 ore sarebbe una condizione normale, una condizione di distanza tra un pasto e l'altro, tipo per esempio la sera e poi con la colazione, che ovviamente sono meno di 16 ore. Infatti io digiuno dalla sera alle 9 circa,
fino poi all'ora di pranzo, che mangio più o meno verso le 2, utilizzando un protocollo alimentare che si chiama 16-8. Esistono altri tipi di digiuno intermittente, ma quello che pratico io, e che quindi sto testando su me stesso, è quello 16-8. Ora, per quanto riguarda quali sono i benefici del digiuno intermittente, sulla carta sono tanti, più o meno veritieri. Per quanto riguarda quelle che sono le pubblicazioni scientifiche in merito al digiuno intermittente, i vantaggi sono sia a livello salutare, sia a livello mentale e fisico, sia a livello della composizione corporea. Quelli sulla salute quali sono? Sicuramente riduce il rischio cardiovascolare, ovviamente questo non lo posso aver testato su me stesso, ma sono le pubblicazioni scientifiche che lo dicono. Riduce anche la sindrome metabolica e riduce la condizione di infiammazione e ha un'azione antiossidante sistemica, stimola quello che è l'MPK, cioè il meccanismo per inglobare gli zuccheri, il glucosio all'interno dei muscoli, agisce sull'autofagia, ovvero quel meccanismo che permette di eliminare le cellule morte, quindi invecchiate, e stimola e migliora e potenzia il sistema immunitario. Questo no, ovviamente non l'ho potuto testare su me stesso, come dicevo prima, lo dicono le pubblicazioni scientifiche. Per quanto riguarda i miglioramenti mentali e fisici, sicuramente il fatto, e questo ve lo dico, posso dire su me stesso, che non devo fare colazione al mattino, mi fa essere subito scattante attivo. Le persone possono pensare, ah, non faccio colazione, poi mi addormento. No, in realtà i suoi libri sono una bomba al mattino, infatti studio che è una bellezza la mattina, poi al pomeriggio, quando inizio a mangiare proprio c'ho un crollo, sonno, compagnia bella. La mattina invece mi prendo un caffè, il tè e vado a bomba. Poi migliora quindi l'energia in generale, il sistema nervoso centrale, quindi migliora la memoria e la concentrazione, ed è vero, l'ho provato su me stesso. Riduce anche quello che è il senso dell'appetito. E questo perché riduce l'appetito? Perché la mattina noi abbiamo il cortisolo che è estremamente elevato, il cortisolo che è un ormone catabolico, ma anche riduce quello che è la fame. Infatti, essendo l'ormone dello stress, noi non abbiamo fame al mattino. Io non ho fame, cioè bevo tranquillo, non ho fame. Perfetto, ottimo. E poi quello che è più importante per quanto riguarda il corpo è il miglioramento della composizione corporea. Preserva la massa muscolare, ma migliora, ci permette di bruciare più grasso. Questi sono quelli che sono più o meno i benefici che ci sono sulla carta. Come si fa il digiuno intermittente? Sostanzialmente abbiamo una fase dove non mangiamo, la deprivazione alimentare, quindi di 16 ore circa, e una fase dove mangiamo circa 8 ore. Ora, il bello del digiuno intermittente è che noi nelle 8 ore dobbiamo introdurre quello che è il nostro fabbisogno alimentare, ovvero 1500 calorie, 2000 calorie, le raggruppiamo in 8 ore, quindi significa che in quelle 8 ore noi mangiamo di più rispetto a spalmare queste calorie su una giornata, ed è un meccanismo che può essere utilizzato sia in fase di massa che in fase ipocalorica. Sicuramente in ipocalorica funziona molto meglio, in quanto avendo meno calorie da gestire, dobbiamo, raggruppandolo in più pasti, abbiamo meno fame. È normale che in una condizione di massa dove mangiamo tanto è anche difficile fare dei pastoni nelle 6 ore. Infatti io faccio 3 pasti: l'ora di pranzo, spuntino pomeridiano e cena. Ora, per quanto riguarda cosa mangiare, cioè sostanzialmente mangiare quello che il nostro piano alimentare prevedeva, quindi il nostro introito calorico, senza più, senza meno. Ovviamente non è che ti permette di mangiare schifezze o cose varie, ma normalmente mangi quello che devi mangiare, secondo quello che è il tuo piano alimentare. Per quanto riguarda l'allenamento, che io non tratterò, comunque si consiglia di allenare a digiuno. Io sto provando sia ad allenarmi non a digiuno, e che quindi nel pomeriggio, che al mattino. Vi saprò dire, perché ancora l'allenamento a digiuno lo sto facendo da poco, da una settimana circa, e quindi non vi so dare dei consigli precisi. Infine, su chi è consigliato fare questo digiuno alimentare? Sicuramente sulle persone che per problemi lavorativi, di studio o altre, vogliono essere attivi al mattino, subito scattanti, o persone che per una serie di motivi magari stanno fuori casa e quindi portano meno pasti con sé, o ti permette di ottimizzare i tempi, perché dovendo preparare meno pasti ci impieghi meno tempo. Se sono persone dove il dimagrimento risulta essere bloccato, questo permette di stimolare il metabolismo e migliorare in generale la composizione corporea. È sconsigliato in donne in gravidanza, oppure in condizioni di anoressia o bulimia, o persone che hanno forte condizioni di ginoidismo. Quindi più o meno vi ho detto un po' tutti quali sono i benefici, quali sono le condizioni che servono per farlo e come non farlo. Io mi sto trovando bene. Come dico sempre, provate su voi stessi, non
Ma provate, testate, informatevi, studiate come ho fatto io. Poi decidete se provare o meno. Io mi sto trovando bene, il mio consiglio è se volete potete provarlo. La mattina vi assicuro che non avete fame. Magari i primi 2 giorni ci può avere un leggero senso di giramento di testa, ma più che altro è dovuto al fatto che non si è abituati. Ma dopo che ci si abitua è al top. Io ve lo posso solo consigliare. Provatelo, fatemi sapere nei commenti se l'avete provato, come vi trovate e vediamo. Come dico sempre, si può mangiare bene anche facendo la dieta. Infatti guardate che bello spettacolo di carne, che era quello che ho comprato prima. E tornando a digiuno intermittente, questo mi permette di avere una bella porzione di riso, una bella porzione di broccoli, che non si vede, e la fettina mia di carne. Questo concentrando tutte le mie calorie nel pomeriggio, quindi mangio di più quantitativamente e sento meno la fame, visto che al mattino, come ho detto prima, il cortisolo è alto e quindi fame non ne sento. Facendo il digiuno intermittente, paradossalmente, il caffè mi serve più nel pomeriggio per il sonno di quello che ho mangiato che al mattino, che sono veramente sveglissimi. Adesso un bel caffettino e si inizia a studiare perché l'esame si avvicinano. Stasera ho voluto cambiare il pesce, ho fatto del polipo controllando sempre i miei macronutrienti e mi guardo una puntata di Sword of Art Online. Spettacolare questo anime, figlioli, veramente spettacolare. Uffa, questo studio mi distrugge, ma adesso mi faccio un po' una ripetizione dopo aver cenato, mi sono rilassato un'oretta tipo. Metto a studiare un pochettino, poi verso le 10:30 viene Ciccio che andiamo al cinema a vederci Spider-Man, tanto che lo volevo vedere. E per fortuna è sabato sera alle 10:30, anche se studierei un'altra ora, un'ora e mezza, non cambia nulla, quindi mi metto a studiare e poi magari andiamo al cinema. Non so se vi faccio una recensione stasera o in un altro vlog, vediamo. Beh, tutto sommato in questa mezz'oretta che aspettavo Ciccio mi sono fatto altre 10 pagine di oculistica. Me ne mancano 70 da ripetere domani, che comunque sono parti di programma che veramente risicato, infatti se supero questo esame è un miracolo. Però è sabato sera, ragazzi, ve lo dico sempre, un attimo bisogna staccare, anche perché sarei rimasto a casa, sono convinto, non avrei fatto nemmeno queste 10 pagine perché mi si sarei messo a guardare la televisione, a fare altre cose, perdendo comunque tempo. Invece questa mezz'oretta l'ho resa proficua. Adesso stacchiamo un attimo la testa, non spero di non fare tardissimo, nel senso vado a vedermi il film e speriamo che non finisce tardi, conto almeno per 00:30, non più tardi. E stasera così, comunque lo stesso orario che vado a dormire ogni sera, sempre 00:30 vado a dormire. Domani mattina sveglia presto, più concentrato e si va. Adesso vediamo come va il film. E biglietti per Spider-Man, sì. Grazie. Ci sono gli alieni. Cowboy indiani. Si chiamerebbe. Wow, spettacolare, bellissimo film. Però è troppo tardi e non... Ma andiamo a casa, aspetta che arrivo a casa. La recensione non so se ve la faccio adesso in un altro vlog, vediamo. Mi sa che dovrò comprare delle altre spillette che le ho finite. Sono appena arrivato a casa. Film, ho detto wow. Però il video è uscito veramente molto lungo, quindi penso che vi farò una recensione del film perché merita, a mio parere come al solito, in un altro video. Io come sempre vi ringrazio per averlo visto, per aver visto il mio video. E come sempre lasciate un bel like, ragazzi, commentate qua sotto qualsiasi cosa, quello che volete, anzi commentate wow Spider-Man qua sotto, ragazzi. Come sempre iscrivetevi al canale, attivate la campanella e io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima!